Ma perché ci pensi tanto, Victor? Vuoi o no essere nel nostro show? Ma certo che sì, Giovanna, lo vorrei, è solo che non sono affatto sicuro che faccia per me. Beh, Victor, però almeno si può provare. Per questo c'è l'audizione. Ha ragione. Victor, tu prova davanti alla giuria e vedrai che se sarai bravo, allora verrai scelto. Rilassati, sei quello giusto per noi. Non ti ricordi il meraviglioso duo che facemmo al mio ultimo concerto? Bene, se è questa l'idea mi avete convinto. Vado a iscrivermi a questa audizione. Andiamo ad iscriverti subito, allora. Andiamo. Non posso aspettare ancora, devo parlarti, Cheryl. Vale anche per me, ci vediamo tra un po'. Puoi contarci. Ma lascia che se ne vada, Claudia. Ricky? Io ho sentito tutto, ed è meglio se noi due parliamo. Ok, scusa, noi avremo qualcosa da fare, sai? No, Claudia, tu ora hai bisogno di un vero amico. Vieni con me, per favore. Per quanto ne so, tu sei il portiere, non il vigilante. Senti, ragazzo, questa accademia è della mia famiglia e tu non hai niente da fare qui, ok? Calmati, Victor. Questo non è il posto per litigare. Hai ragione, Giovanna. Amico, non posso negare che hai veramente un ottimo gusto. Vedi di portare rispetto, ti prendo a calci. Vai fuori, Victor, di qui! Che scenata questa? Perché stai trattando così Aran? E tu come lo sai il mio nome? Perché Nico stava parlando di te l'altro giorno, così ho pensato... Allora Nicolas parla di me. Deve essere perché gli piaccio. Bene, la verità è che anche a me piace molto. Sai, se un giorno volessi andare al cinema con me, io ti invito. Ah, sì, sì, certo. Però non ti portare anche quel brutto fastidioso di Nicolas. No, chiaro, certo che no. Ah, Victor. Se dovrai cantare, avrai bisogno di una canzone. E questo sarà il mio regalo. Te ne scriverò una. Perché quando vincerà le audizioni potremo cantarla insieme. E perché noi per sempre saremo tu ed io. Scusate, non volevo interrompervi. Me ne vado fuori. No, no, Kelly, resta. Sì, cara, ti stavo cercando. La signora Magali mi ha detto che se ti avessi vista avrei dovuto portarti da lei. Ah, bene, andiamo. Accidenti! Però che strano che la signora Magali sia venuta a chiederlo a te che non studi nemmeno nell'accademia. Bene, sì, l'ho incontrata fuori e la signora Magali mi tratta come se fossi il suo nipotino. Però andiamo, che la cosa era molto urgente. Andiamo. E tu pensa a quello che ho detto, chitarrina. Guarda che è la pura verità. Questa è l'ultima cosa che mi aspettavo. Tu non pensi a parlare con me? Ti sto aspettando, Victor. Ah, certo che sì, Victor. Parlare con te è l'unica cosa che voglio. Dov'è Magali? No, Kelly, Magali non c'è. E non ti stava cercando. E allora perché me lo hai detto? Era una scusa. Una scusa perché? A dire il vero, io non volevo parlarti davanti a Cheryl. Devo essere sincero con te, Kelly. Io ti ho mentito. Come sarebbe? Sì, io ti ho mentito. La verità è che ho avuto da fare con Claudia. Ah, ma lo sapevo che quella sceneggiata di prima non era gratis. No, 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 Kelly, per ora è tutto finito. Io ho rotto con Claudia per te. Che? Sì... Ho rotto con Claudia perché tu mi piaci da morire. Eh già, tu mi piaci tanto, Kelly. Io voglio... No, Aran,
Tu hai appena rotto con la tua ragazza e ora vieni a cercare me. Oltretutto mi hai ingannata. Vero, però ora ti sto dicendo la verità. E se ci pensi bene, è colpa tua. Colpa mia? Certo, perché se tu non mi fossi piaciuta, io sarei rimasto con Claudia. Che? Senti, ragazzino, io qui sono nuova, però non sono una stupida. Tu sei proprio un insolente. Però Kelly, calmati un attimo. Tu hai capito male. Ho capito che mi sono sbagliata su di te, Aran. Pensavo fossi migliore. Permesso. Dai, Kelly, aspetta. Però, che caratterino anche questa valenziana. Beh, non importa. Se non è lei, sarà Cheryl. Chitarrina. Alla fine sei sempre tu quella che mi piace di più. E allora ditemi, che avete scoperto? Bene. È che noi due sappiamo che ti sei iscritto alle audizioni. Questo? Sì. E secondo Analik, tu hai molto talento per il balletto. È un fenomeno! Soprattutto per il balletto classico. Guarda, questo ragazzo è il prossimo Barino Schetti. Lo vedremo ballare lo stagno delle oche. Analik, non sarà il lago dei cigni? Sì. Beh, quella è la versione tradizionale. Il fatto è che qui a Guanarito non abbiamo il lago e lo balliamo dove possiamo, sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Non capisco perché tutto questo lo state dicendo a me. Ti spiego, Henry. È che noi due vorremmo che la tua audizione si faccia con un numero di balletto. Che ne dici? Balletto? Io? E allora è stata un'idea che mi è venuta così da un'ispirazione. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. E sappiatelo, molto presto, due artisti famosissimi! Il nuovo reality show esclusivo di Dante! Voi potrete accompagnare Giovanna al suo prossimo concerto, però proprio dietro le quinte! Che mi vuoi, sordo? E non solo balbuziente! Scusami, si è già iscritto un fiume di gente alle audizioni. Sì, già mi vedo con tantissime stelle dello spettacolo. Per questo voglio che il mascherato venga qui. Perché lui è un artista. Sensibile. Romantico. Ah, sì, però credo che con il mascherato ci sia anche qualcosina in più. Sì, perché si nota tanto. Però come faccio, Vanessa? È che io sono un artista e non posso che essere innamorata di un artista come il mascherato. Ah, se tu... tu vuoi un artista, allora è quello che avrai. Allora, non conosci niente di Caracas? Niente, da quando siamo arrivati i miei genitori sono stati sempre occupati. Scommetto che non siete neanche usciti sul balcone. Il balcone, carina, non ci avevo pensato. Però guarda, se tu mi dai il permesso, potremmo uscire per mangiarci un gelato o qualcos'altro. Così potrai vedere qualcosa di Caracas. Bellissimo! E senti, quando ci andremo porterai anche qualche amico? Sì, va bene. Se vuoi potremmo uscire in gruppo, i miei amici sono belle persone. Però non quel fastidioso di Nicolas. Non vengo se c'è anche lui, Alfredo. Con Nico? Va bene, tranquilla. Ok, io non uscirò con Nicolas. E dov'è che dovreste andare senza di me? Ragazzi, questa città è così complicata. Tutto questo per cercare Victor. Ah, per carità. Quando tu hai rotto con me eri stata molto chiara. È che da quando tu sei partito da Valencia mi sono accorta che mi mancavi. Non posso stare senza te. Devo essere sincero. Io no, Kelly. Ed è pazzesco pensare a quanti scontri ci sono stati. Tesoro, tu mi sorprendi ogni giorno di più. Non mi presenti la tua nuova... amichetta? Ah, accidenti! Tu sei come il prezzemolo, sai ovunque. Per colpa tua, Aran ha rotto con me. Ti sei intromessa fra di noi. E l'unico che mi ha capita risulta essere uno zotico. Vero? Però ora ti sto dicendo la verità. E se ci pensi bene, è colpa tua. Che cosa? Certo, perché se tu non mi fossi piaciuta, io sarei rimasto con Claudia. Che? Non sarà che poi rimango sola e senza amici? Ah, Kelly, sei qui. Senti, io vado a mangiare. Vuoi venire con me?
ausencia. Esto no es normal. Yo no la he buscado y la voy a encontrar. Cuando ella camina y la veo pasar, se me mueve el cuerpo y no puedo parar. No, 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 no. Esa cadera y esa cadera, pero que mira cómo mueve la cadera. Y esa cintura, pero que mira cómo mueve la cintura. Y esa bufita, pero mira que sabrosa la bufita. Y me levanto, me levanto, me levanto para verla bailando. No, signor Hernán, non capisco perché non butta Jorge fuori a calci. Io ho le mie ragioni, Luciano. Sta tranquillo. E non cambiare discorso. Devi ancora rispondermi. È che non so, signor Hernán. Io ci ho già rinunciato. Luciano, perché non pensi meglio a quello che fai? Tu sei parte di questo locale. Mia figlia e te siete il mio braccio destro. Parliamo di lei, dai. Come sta, Adriana? Lei sta bene. Sta sperando che tu ritorni. Luciano, è da tanto che non la vedo. Dove sarà? No, io, anche io non la vedo da tanto. Te lo ripeto ancora, Luciano. Non provare a cambiare discorso. Conto su di te. Che vuole che le dica, signor Hernán? Lei è come uno di famiglia. Sa che le dico? Ritorno. Ritorno per lei e per il ristorante. Così si parla, amico. Benvenuto nel mio ristorante. E andiamo a lavorare perché è tutto pieno. Andiamo, andiamo. Eh sì, amiche. Sta succedendo qualcosa di strano. Vi ricordate che siamo le più popolari della scuola? Ma certo, tesoro. Sempre. Però, voglio dire, ora siamo anche senza ragazzo. E quel che è peggio, dobbiamo lavorare per quella gallina di Cheryl. Mi spiego? È incredibile! No, il peggio è che Pucci Pucci non si è ancora presentato. Ditemi se non mi devo preoccupare. Io dico di no. Insomma, nessuno può prendere il mio posto né in bellezza né in popolarità, ok? In più, fra non molto inizierò a ridere in faccia a quella piccola smorfiosa che si comporta come una... come... Che hai intenzione di fare? Entro non molto mi vedrete fidanzatissima con Victor. Beh, forse non così presto, amica. Si può sapere perché ne dubiti? Girati se vuoi capirlo, amica. Ma quanto devo sopportarla? Per quanto? Sei sicuro che questo sia il posto più adatto per parlare? E perché no? È che c'è tanta gente, no? Ah, ma non importa, dai. Alla fine dobbiamo soltanto parlare io e te. E poi sto morendo di fame, Cheryl. Anche io, sediamoci. Andiamo. Ehi, ci sono Victor e Cheryl. Ah, però non li disturbiamo che sicuro vogliono restare un po' da soli. Sembrano innamorati, no? Sì, lo sono, e tanto. Beh, no, non sono sicuro. Ma adesso non ti interessa, vero Kelly? No, per niente. Sai, ora che conosco Cheryl, mi sembra l'unica persona che può essere mia amica qui a Caracas. Come sarebbe l'unica? Io non lo posso essere. Non essere sciocco. Non c'è neanche da dirlo. Sai che se non era per te mi sarei già persa. Sappi che da quando sei arrivata qui a Caracas, per me sei diventata molto importante. Ciao, Jorge. Adriana. No, Nico. Ricordi quella password che mi avevi dato? Penso che non sia corretta, non funziona. Zitto. Guarda Alfredo che rimbambito. Ma chi è che lascia i propri amici per una ragazza? Beh, vuoi tutta la lista o ti basta qualche nome? E poi guarda! Guarda come se la ride con quei dentoni da cavallo. Ah, di sicuro Alfredo le avrà raccontato una delle sue cavolate. Bene, finito. Sei fastidioso. Non sarà mica che piace a te. Chi? La piccoletta. Ma dai, sei matto. A me piace la ragazza alta, attraente, formosa, così come la mia biondina. Sì, lo so. No, Juan Carlos, guarda, c'è Rosangela. E che vuoi fare? Svelto,
Piano Z. Ho bisogno di un berretto e un paio di occhiali, però svelto. Quella vuole restare qua solo per sbattermi in faccia che sta uscendo con Victor, sfacciata. E dai, amica, per favore. Devi ammettere che sono carini insieme. Che mi importa? Piuttosto Henry. Guarda com'è caduto in basso. Ora va anche a pranzo con la professoressa Analik. Oh, che nervi! Sì, infatti sono stufa, andiamo. Cosa? Senza neanche lottare? Mai. Non gliela faremo passare. Lo vedo chiaro. Mettiamo il cielo e un sole che ride. E tu, spostandoti da esso, sbuchi da una nuvola gigantesca muovendo le braccia così. Che? Ehi! Senti, tu sei sicura? Guarda, io in verità non mi ci vedo a fare questo. E invece sì! Però devo finire di raccontarti perché tu capisca il concetto, no? Che fastidio! Ci sarà io devo sopportare questa pazza e Victor se la spassa con Cheryl. A quel punto entrerai tu con un costume blu e le ali bianche e naturalmente le pinne in modo da poter schizzare nell'acqua. E da bere? Un succo alla pesca, per favore. Ora te lo porto. Grazie mille. Allora, dimmi, sei emozionato per l'audizione? Giusto, emozionato è proprio la parola giusta. Però c'è qualcosa che mi ha entusiasmato di più, Cheryl. E che cos'è? Che finalmente siamo qui insieme noi due, a parlare. Senti, ragazza di Caracas, io volevo chiederti se ti andava... Cheryl, che bello trovarvi qui! Ormai tutti quanti l'hanno scoperto. Tutti quanti hanno scoperto dai, cosa? Basta. Non vedete che li stiamo agitando? Abbiamo scoperto che Victor si è iscritto all'audizione. E il risultato è che tu sarai al concerto di Giovanna, sicuramente. Bene, magari. Però dobbiamo ancora vincerla, questa competizione. Competizione? No? Sarà un grandissimo evento artistico. Una sfilata di stelle. E io dirò che vi ho scoperti tutti. Muchachos, vamos, aquí estoy, porque los quiero impresionar. Cuando me miran tengo que cantar y ya no me puedo parar. Cuando me miran, comienzo a vacilar. Cuando me miran, y con el ritmo vamos ya. Cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, yo no puedo parar. ¡Rico! Vengan muchachos, vengan, vamos ya. Vamos ya. Comencemos a bailar. Cuando me miran, tengo que lograr.
Buona fortuna per l'audizione, Victor. Ti ringrazio. Dai, andiamo a sederci. Che ho una certa fame. Va bene, dai, andiamo. Ecco, abbiamo mangiato appena 2 hamburger piccolini. Oh. Ciao. Ciao. Oh, che carina. Sì, è carina. Però meno male che se ne sono andate. Dai, Cheryl, che ora siamo finalmente soli io e te. Scusate se vi interrompo, però ho bisogno di parlare con Victor. Non posso aspettare.